Buongiorno, venerdì 4 dicembre, bentrovati alla rassegna stampa del TG Noia. Buongiorno con noi, ultimo giorno della settimana per questa trasmissione, e in studio abbiamo ospite una giovane, giovanissima regista lucchese, Lavinia Andreini. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ho detto giovanissima regista lucchese che proprio pochi giorni fa ha presentato in anteprima a Lucca, al cinema moderno, il suo film, il suo primo film, dal titolo Luci dalla bella degli specchi, se non sbaglio. Quindi ovviamente è un film sulla leggenda di Lucida Manzi. Parleremo ovviamente con Lavinia del suo film, delle sue aspirazioni, del mondo del cinema in generale. Prima però, come di consueto, iniziamo leggendo alcune delle notizie che sono comparse sui quotidiani in edicola questa mattina, e iniziamo dal fascicolo lucchese del Tirreno, che apre con una notizia riguardante l'Istituto Boccherini. Eccola qua: va rivisto l'accordo comune Boccherini, out del sindaco all'istituto che costa oltre 2 milioni l'anno. I patti contengono anomalie, dice Tambellini, la scuola è statale solo di fatto. Quindi, in sostanza, il sindaco dice la scuola si chiama statale, l'istituto si chiama statale, però i soldi ce li mette il comune. Nell'interno si parla di cronaca e in particolare di episodi di violenza giovanile, botte a coetaneo da tre baby bullying fatto in Piazzale Verdi dopo il rifiuto di dare soldi. Quindi si ripropone il tema del bullismo anche nella città di Lucca. Poi si parla di altri episodi di cosiddetta microcriminalità, rubano tre capsule in oro staccate da una dentiera, accade anche questo. E poi le rompe il naso dopo il litigio in un bar, studentessa di 20 anni finisce al pronto soccorso dopo l'aggressione di una coetanea all'interno del Mai, che è un locale qui della Lucchesia. Quindi diversi episodi di microcriminalità o comunque di violenza che sono stati messi insieme dal Tirreno. Poi D'Alessandro, Mimmo D'Alessandro, ancora interessato al Cinema Italia, il promoter disponibile a tornare al tavolo della trattativa se la Curia deciderà di abbassare il prezzo dell'immobile. Quindi il patron del Lucca Summer Festival sarebbe interessato all'acquisto del cinema, che tra l'altro è in disuso da diverso tempo. Il caso Winter: vorrei farci una casa della musica e dove far rinascere il festival invernale che può diventare come il Summer. Quindi ancora questo pallino di Mimmo D'Alessandro, che vuole rilanciare il Winter Festival, che quest'anno non si terrà proprio per motivi di difficoltà nel trovare gli spazi necessari. Poi la trasferta del sindaco in Giappone nel nome dei comics, tournée promozionale UNESCO, il sindaco nella città patria dei cosplayer, ovvero proprio il Giappone. Richiesta per completare i lavori nell'area dell'ex centro latte, a fare la domanda la società che ha in mano il blocco più piccolo, quello di 21 appartamenti, alla fine potrebbero essere acquistati dalla regione ed utilizzati da ERP come case popolari. Quindi una svolta, potrebbe esserci una svolta di questo tipo per gli immobili dell'ex centro latte, che sono da anni al centro di una delicata vicenda. Infine, i trasporti: in Garfagnana viaggeranno solo swing, i treni prodotti in Polonia saranno gli unici ad essere utilizzati sulla linea non elettrificata Lucca-Aulla. Diamo un'occhiata ancora a qualche altro titolo. Il Desco saluta col lungo weekend, si tratta ovviamente della manifestazione enogastronomica all'ex Real Collegio, che stiamo seguendo anche noi molto da vicino. È in programma l'ultimo weekend, 4 giorni all'insegna di show cooking, dibattiti e il gran finale con lo champagne glamour. L'inchiesta: una truffa mondiale con titoli falsi, 6 arresti per l'accusa, vendevano a centinaia di imprenditori prodotti contraffatti, sequestrati 11 milioni, ci sono persone della Lucchesia coinvolte in questa vicenda. L'immobiliarista che amava lo sport, fra gli arrestati Walter Tommasi, residente a Castelvecchio, c'è anche Ausoni, ex Fortis lucchese.
All'interno della Tirano c'è anche un'intervista al presidente della provincia Luca Menesini. Comuni, ora pensiamo alle fusioni. Il presidente della provincia proporrà il tema all'assemblea dei sindaci. La difesa dell'identità rischia di trasformarsi nella cattiva qualità dei servizi erogati. Questa situazione non è più sostenibile, quindi anche il presidente della provincia preme per la fusione degli enti. Ci potranno essere resistenze da parte dei cittadini, per questo servirà l'organizzazione di un percorso culturale e politico. Poi l'iniziativa Pensieri di Natale da leggere sugli autobus, c'è stata la prima premiazione proprio pochi giorni fa, si tratta di una iniziativa promossa dalla compagnia Trasporti della Toscana. Infine andiamo sulla Piana, in arrivo 4 aule allo scientifico Maiorana, l'ampliamento reso possibile grazie a un finanziamento di 700.000 euro, ovviamente in questo caso si parla di Capannori. Il PM chiede l'immediato, il rito immediato per il pusher dei minori, vi ricorderete anche questa vicenda, per il magistrato sono evidenti le prove nei confronti di Yannick Mariano Rossetti, entro 5 giorni la decisione del GIP, l'imputato può ricorrere al patteggiamento. E infine la Garfagnana, tornano le code per la frana sulla regionale 445, la denuncia dei pendolari, attese infinite al semaforo, la provincia sta investendo 2 milioni sui lavori e quindi per la Garfagnana una notizia riguardante la viabilità. Allora, dopo questa raffica di titoli e di notizie, veniamo a parlare con la nostra ospite, Lavinia Andreini. Intanto una brevissima presentazione, una brevissima carta d'identità per presentarti ai telespettatori che ancora non ti conoscono. Sei nata a Lucca, sì. Immagino, e abiti ancora da noi. Sì. Abbiamo detto quanti anni? 18, quindi giovanissima. Che scuola frequenti? Che istituto frequenti? Frequento il quarto anno del liceo artistico, sempre a Lucca. E quindi sei la passione per l'arte è una passione che sì, parte da quando sono piccola, da ragazzina veramente. Puoi raccontarci com'è nata la tua passione per il cinema e l'idea di fare un film? Perché tu quando hai iniziato addirittura a fare il film avevi 17 anni, eri addirittura minorenne. Sì, ancora di meno, perché 2 anni fa, ora 18 anni. Il progetto è iniziato 2 anni fa? Eh sì. E come è iniziato? È iniziato, capii che volevo lavorare nel cinema e quindi dissi il mio primo film lo voglio fare a Lucca con una tematica ben precisa che sia attuale, che possa interessare il pubblico e quindi decisi di lavorare sulla leggenda di Lucio Damanzi, quindi l'eterna giovinezza, tema attualissimo. E una storia ovviamente molto, molto lucchese, no? Sì. Perché ambientata appunto a Lucca, poi c'è anche la questione del Ponte del Diavolo a Borgo Monzano che riprende un po' anche questa leggenda. E come l'idea di fare questo film e come ti sei organizzata all'inizio? All'inizio con un'amica abbiamo deciso di tirare giù una sceneggiatura, un soggetto, i profili dei personaggi e da lì ho cominciato a fare un piccolo casting per gli attori, per la troupe, l'aspetto tecnico. Siamo una squadra dal niente in sostanza? Sì. È andata bene, mi sembra. Siamo in 70. In 70 addirittura, è giusto, un film richiede tantissimo personale. Quando sono iniziate le riprese, quando è iniziato il lavoro per realizzare il film? Le riprese un anno fa, quindi un anno per la sceneggiatura, per la ricerca delle persone e l'anno successivo proprio per le riprese abbiamo chiesto i permessi per i palazzi storici. Film interamente girato a Lucca? Sì. Dentro le mura? Dentro le mura, sì, dentro le mura. Non e qualcosa usciti anche fuori, vabbè, le parole d'oro che comunque è sempre nei contorni di Lucca. E le riprese quando sono terminate, cioè il film quando è terminato, è stato confezionato a settembre, lo scorso settembre, sì. E la prima c'è stata proprio pochi giorni fa, questo lunedì c'è stata, lunedì scorso al cinema moderno, sì, con un grande successo, mi sembra di aver capito, anche inaspettato da parte tua. Infatti. Perché era tutto esaurito il cinema. Sì, poi erano 600 posti, quindi, oddio, c'è da riempire tutto, però no, ci si fa.
quindi ce l'abbiamo fatta. Al termine grande applauso, immagino. Sì. Allora, per dare un'idea del film, andiamo a vedere, Lavinia ci ha portato quattro spezzoni del film, quattro brevi spezzoni per darci un po' l'idea del contenuto del film, che dura complessivamente un medio metraggio, se non 45 dico. Minuti. 45 minuti. Il primo spezzone che andiamo a vedere, di che cosa vediamo? Il primo spezzone è il momento in cui Lucida si sente male, proprio perché sente che Ludovico la sta abbandonando, perché c'è stata la morte di sua sorella e tutto, quindi è un po' un aspetto psicologico da parte sua. Vediamo il primo spezzone del film. Beh, una scena drammatica, veramente. E dove è stata girata questa scena? Questa vicino a Lucca, in un maneggio. Quindi all'aperto, abbiamo all'aperto, visto. L'attrice chi è? Si può dire? L'attrice è Eleonora Giannecchini, quasi tutti gli attori sono viareggini. L'ho trovati tutti a Viareggio, perché c'è una grande scuola di teatro a Viareggio. Lucchesi non amano recitare? Rispetto ai versiliesi sono un pochino meno espansivi nei loro sentimenti, forse, diciamo così. Poi non è vero, perché in realtà abbiamo attori anche a Lucca e molte persone che si interessano di cinema. Quindi comunque hai detto attori versiliesi, in questo caso un'attrice che ha una grande esperienza di teatro, quindi... È la sua prima esperienza cinematografica. Però viene da tanti lavori teatrali. 11 anni di teatro. Vabbè, intanto abbiamo visto questo primo spezzone, poi ne vedremo altri nel corso della nostra trasmissione, e continueremo a parlare con Lavinia, anche perché immagino che i nostri telespettatori siano curiosi di sapere che cosa devono fare per vedere questo film. A tra poco, ci ritroviamo tra pochissimi istanti di pubblicità. Di nuovo in diretta con Buongiorno con noi e con la regista lucchese Lavinia Andreini. Abbiamo già visto uno spezzone del film Lucida, la bella degli specchi, ne vedremo altri, però prima torniamo a leggere qualche notizia di quelle in edicole questa mattina, riguardanti in particolare il nostro territorio. E ripartiamo dall'inserto lucchese, stavolta della Nazione. In primo piano la fotografia che riguarda l'operazione della finanza che ha fermato un'organizzazione internazionale accusata di una truffa per 32 milioni di euro. Centinaia le vittime, abbiamo visto che sono coinvolte anche persone del nostro territorio. Il titolo è Maxi Raggiro. Poi i controlli ce li ha chiesti il Comune, qui ci si riferisce ai controlli che poi sono sfociati nella multa all'Ascom riguardanti la Notte Bianca. Dall'articolo della relazione si evince che è stato Palazzo Orsetti a invitare Arpat a fare le verifiche. Andiamo a vedere le pagine interne. Non possiamo entrare né a casa né in azienda, così è una beffa. ANAS chiede di pagare il passo carrabile sulle strade statali e di chiudere i cancelli. Cittadini furiosi e si parla di una class action. Il nuovo codice della strada non prevede la sanatoria degli accessi preesistenti legittimi in virtù delle norme precedenti. In sostanza si tratta di una vicenda che sa molto di italiano, nel senso ci sono delle regole che vanno in conflitto tra loro e molti cittadini che sono in difficoltà. Un'altra fotografia, centinaia gli edifici presenti lungo le strade statali lucchesi che hanno l'accesso direttamente sulle carreggiate ANAS.
La Nazione ripropone anche il concorso dei presepi che ha suscitato discussioni, ce ne siamo occupati anche noi nei giorni scorsi. Gli allestimenti più belli saranno valorizzati sul portale internet del nostro quotidiano. Le scuole sono invitate a mandarci le immagini entro il 15 dicembre prossimo. Ancora a Lucca, costretti ad andar via per l'accattonaggio molesto, signore sedute in centro, soggette a richieste insistenti. E poi siringhe abbandonate vicino al parco giochi e all'asilo, accade in via Salicchi la denuncia di alcune famiglie preoccupate. E qui arriviamo alla truffa, alla notizia che abbiamo già visto anche sul Tirreno, falsi bonder a giro da 32 milioni di euro, sgominata organizzazione internazionale. C'è un video della finanza riguardante alcune auto sequestrate, l'organizzazione è ritenuta responsabile di quanto accaduto. Tra gli arrestati un uomo del Compitese dal quale sono partite le indagini e le vittime sono quasi tutti imprenditori, spesso alla ricerca di liquidità come accade spesso in questo periodo di crisi per le imprese. C'è un intervento del prefetto Giovanna Cagliostro che dice non si possono intestare luoghi pubblici a piacere. La prefettura scrive a tutti i comuni, scatta l'invito a seguire l'iter di legge. Il caso è emerso dopo la decisione di intitolare un parco giochi, e una cosa che è avvenuta pochi giorni fa, il parco giochi di Via De Bacchettoni, che è stato intitolato al consigliere comunale PD scomparso lo scorso anno, Alessandro Bertolucci. La prefetto invita gli enti pubblici a seguire gli iter di legge per questo tipo di iniziative, cioè per l'intitolazione di strade e spazi pubblici. La scalata di solidarietà dell'alpinista Bergamini dedicata al piccolo Matteo. Stasera l'evento avanti la mobilitazione della Nazione. È un'iniziativa a scopo benefico di Riccardo Bergamini, lo scalatore che ha scalato diverse vette del gruppo dell'Himalaya e che appunto ha avviato un'iniziativa in favore del piccolo Matteo, un bambino della Valle del Serchio che è affetto da un raro morbo, il morbo di Batten. Poi di spalla vediamo anche la fotografia dedicata all'iniziativa che c'è stata ieri mattina, allo stadio Porta Elisa. La vita non dipende, scritta fatta da alcuni volontari, ben 1300 studenti appunto contro le dipendenze. Andiamo a leggere qualche altra notizia del fascicolo interno. I controlli li ha chiesti il Comune, questa è la vicenda riguardante i controlli sulla Notte Bianca. Andiamo a vedere poi le notizie riguardanti la Piana di Lucca. Il nuovo liceo sicuro e moderno, si amplia il Maiorana, lavori completati tra un anno. Spazi razionalizzati, 4 aule in più e altre novità. Poi ancora bloccata da 2 auto mentre guida, tentata rapina, paura per una donna, sventa il colpo suonando il clacson, banditi costretti alla fuga. E pare che sia una nuova tecnica che viene usata per compiere rapine e che sia arrivata anche sui nostri territori. Aree degradate, si cerca il rilancio, qui siamo passati in Medievale Garfagnana, la notizia riguarda Barga. Un bando ministeriale per la riqualificazione degli spazi in abbandono, progetti per oltre 1 milione di euro, il Comune chiede finanziamenti. E questa era una notizia riguardante la Mediavalle Garfagnana. Allora, torniamo a noi e torniamo a Lavinia Andreini. Abbiamo visto prima un breve spezzone del suo film dedicato alla leggenda di Lucida Manzi. E la domanda sorge spontanea, come si suol dire. Per vedere il film che cosa si deve fare? Cioè, un film in distribuzione, si trova su internet e come funziona? Fino all'anno nuovo non sarà messo il film in rete, perché mi hanno chiesto di partecipare a diversi festival con il film, quindi non posso assolutamente metterlo, e in futuro, verso la fine dell'anno, di giugno, si metterà qualcosa. Sì. E a quali festival parteciperà? Sicuramente a quello del cinema di Porto. In Portogallo. In Portogallo. E sono già stata ospite l'anno scorso con un altro corto e mi hanno detto però Notte torna sicuramente l'anno prossimo con il film, che era, diciamo, il punto chiave era quello.
E ci sono anche altri festival al quale potrebbe partecipare, sì, anche in Italia, immagino. Sì, 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 al Festival di Montecatini, che vi ho partecipato come volontaria anche dell'anno scorso. Mi togli una curiosità, quanto costa realizzare un mediometraggio e dove si trovano le risorse per poterlo fare? Allora, può costare tanto, ci sono ovviamente dei mezzi che ci permettono, più economici, come i cellulari, possiamo riprendere con i cellulari o con le reflex, come abbiamo fatto noi. Le reflex sono delle macchine fotografiche. Macchine fotografiche che possono fare anche le riprese, abbiamo visto, viene un risultato anche di ottima qualità. Sì, viene un buon risultato, non di ottima proprio al massimo qualità, però per iniziare comunque è buono. E, ad esempio, noi abbiamo speso per ora 8.000 euro e ci siamo fermati perché basta. Perché il budget non era molto alto. No, assolutamente. E comunque basta presentare secondo me un buon progetto e lo possono finanziare. Allora, sono arrivate due domande. La prima le chiede qual è stata la scintilla che ha fatto scattare l'amore per il cinema? Allora, fin da piccola sono sempre stata appassionata di cinema perché ho visto, vedevo classici in continuazione grazie anche ai miei genitori, però il momento che ho deciso che voglio lavorare nel cinema è stato qualche anno fa, quando mi guardai Peter Pan, il film del 2003. E questo film, guardai con per Robbie una... Williams, se non sbaglio. No. Per una settimana mi guardai questo film quasi tre volte al giorno e scoprì il perché. Perché volevo entrare talmente in quell'atmosfera e viverla che me lo guardavo sempre. Però dissi, no, non posso guardare sempre un film per tutta la vita, sempre lo stesso, tre volte al giorno. Quindi l'unico modo per ricreare quelle emozioni, ma anche per crearne altre, era realizzare film. E da lì ho deciso, ok, voglio fare la regista. Di andare direttamente a provare le emozioni sul set. E l'altra domanda è: il film più bello che ha mai visto? Forse ha già risposto a questa domanda, e quel è il film su Peter Pan o ce ne sono stati altri? No, allora, un film preferito non ce l'ho. Ho delle sequenze preferite, delle scene preferite in particolare. Sicuramente, vabbè, classici, Kubrick, ok, Charlie Chaplin, che io amo il cinema muto. Però una scena che mi è rimasta è Elephant Man di David Lynch, quando c'è lui, il protagonista, che in mezzo alla stazione dice no, io sono un uomo, non sono un mostro. Ecco, per me quella è una scena intensissima. Bene. Allora, andiamo a vedere un'altra scena, però stavolta di nuovo del suo film, il secondo spezzone, dove ci porta? Secondo spezzone ci porta in una chiesa consacrata di Lucca, bellissima, la chiesa degli Angeli Custodi. E da lì vediamo un po', iniziamo, sono una delle prime scene. E che scena? È una scena d'ambientazione? È una scena, incontriamo veramente gli amanti di Lucio D'Amanzi. Ah, andiamo a vedere. Allora, come avrete capito, non era la scena degli amanti di Lucio D'Amanzi, è andato un altro spezzone, questo che parte della storia era? Questo è quando la governante della protagonista presenta proprio l'uccisione degli amanti. Cioè, ci sono anche dei tratti abbastanza inquietanti in queste atmosfere, non so, forse non horror, ma... No, no. Ma sicuramente da thriller, sì. Questo sì, delle ispezioni inquietanti. Allora, magari quello che avete girato nella chiesa sconsacrata lo vediamo nel prossimo blocco della trasmissione. Un'altra cosa che le volevo chiedere,
Lei ha partecipato a un corso del Lucca Film Festival, ha conosciuto il patron Borrelli, è una cosa che l'ha aiutata nel suo lavoro? Sì, molto. Sapere la storia del cinema, perché ho fatto dei corsi di storia del cinema, e si aiuta tantissimo, anche perché scopri tutto il mondo dove tu proprio vuoi lavorare, quindi... E David Lynch è uno dei suoi registi preferiti, immagino, ce ne sono altri? Ce ne sono tanti, dei registi preferiti è Charlie Chaplin. Ah, i film di Charlie Chaplin? Sì, per me è il top. Il bianco e il nero e il film muto? Sì. Magari farà un film anche lei? Ma infatti nel film ho usato pochi dialoghi, ho usato più l'immagine, che parlasse più l'immagine. E infatti finora non abbiamo sentito la voce di un attore. Va bene, un motivo in più di curiosità per andare a vedere questo film quando ci sarà la possibilità di vederlo. Ci fermiamo di nuovo per la pubblicità, poi torniamo ancora con le notizie e con Lavinia Andreini. A tra poco. Siamo di nuovo in diretta con la rassegna stampa del TG Noi e con la nostra ospite Lavinia Andreini per parlare del film su Lucida Manzi. Prima di riprendere il nostro dialogo andiamo a leggere le notizie riguardanti Viareggio e la Versilia con il fascicolo di Viareggio del Tirreno. SOS spiagge, aste rinviate al 2020, l'Europa all'attacco, in contrasto con la direttiva Bolkestein ma la sentenza slitta. No della Commissione alla proroga per i bagni, ma la Corte di Giustizia deciderà solo ad aprile. Insomma, ancora incerto, dopo anni e anni di battaglie smentite contro smentite, ancora incerto il futuro degli stabilimenti balneari. Si parla di mare non ancora pulito, dice il Tirreno, anche nelle pagine interne. In ritardo i lavori su fogne e depuratori, lo conferma la Regione che invita gli enti a fare presto. Le opere sono slittate di uno o due anni e ora sono a rischio anche i soldi necessari a finanziarle. Poi la proposta di ARPAT, stop preventivi ai tuffi quando è necessario. Intanto da Firenze l'annuncio che per la prossima stagione i controlli dell'Agenzia sulle acque saranno raddoppiati. Negli ultimi anni è successo più di una volta che proprio durante la stagione balneare, durante la stagione estiva, sono scattati i divieti di balneazione per fenomeni di inquinamento che sono stati rilevati da ARPAT sulla costa versiliese. Profughi, slitta l'accoglienza, salta l'assemblea, il progetto subisce una frenata, Vivoli, Croce Verde, l'associazione non è coinvolta. Qui si parla dell'arrivo di un gruppo di profughi che era stato preventivato per Torre del Lago. Addio al ristoratore della Lirica, è morto Sergio Bigongiari, per oltre 40 anni titolare del ristorante Antonio accanto alla villa Puccini. Andiamo a vedere altre notizie su Camaiore Massarosa, in trappola gli autori del colpo al negozio Centro Visione. A fine agosto furono filmati dalle telecamere mentre di notte portavano via occhiali per 35.000 euro. E anche il TG Noi realizzò un servizio su questa vicenda. Sono stati arrestati dai carabinieri a Bologna e sono sospettati anche di altri furti in Toscana, quindi la banda è stata presa. Area industriale si va verso l'ampliamento, Massarosa approva in consiglio l'accordo di programma per gli interventi a Montramito. A Pietrasanta niente sosta gratuita neppure per un quarto d'ora. Il Comune posticipa al 1 gennaio l'introduzione del biglietto di cortesia che consentirà di parcheggiare senza pagare nei primi 15 minuti. Era stato annunciato, l'entrata di questo provvedimento era stata annunciata nei giorni scorsi dal sindaco di Pietrasanta Valleni, poi adesso la decisione quindi di posticipare l'introduzione del quarto d'ora gratuito sui parcheggi a Pietrasanta. La cronaca, sempre a Pietrasanta, faccia a faccia col ladro al rientro a casa. Brutta avventura per una giovane di Focette, è il secondo furto in 25 giorni in pieno pomeriggio, sono terrorizzata. Polemiche sul forte pompeiano, critiche a valanga sui social locali per la nuova illuminazione natalizia del fortino. Secondo alcuni è eccessiva, vedete in questa fotografia un'illuminazione particolare davvero.
quella dell'edificio simbolo di Forte dei Marmi. E la didascalia del Tirreno dice: non è un fotomontaggio, è l'illuminazione notturna del fortino leopoldino. Allora, queste le notizie riguardanti Viareggio. Prima di riprendere la nostra conversazione con Lavinia Andrini, andiamo a vedere il terzo spezzone a questo punto del film, quello che abbiamo già annunciato, che è stato girato nella chiesa sconsacrata, ripetiamo, dove? Degli Angeli Custodi. Degli Angeli Custodi, che tra l'altro è poco conosciuta e bellissima, sì, invece, è tutta affrescata all'interno del centro storico di Lucca. Vediamo. Beh, lei prima ha citato Kubrick, e un po' c'è un richiamo al regista inglese. E queste maschere rosse che cosa significano? Queste maschere rappresentano l'ossessione di Lucida. Lei vede tutti gli uomini, sia le donne, che perché il tema è sia per le donne che per gli uomini, come oggetto. Quindi li vede tutti uguali. E si vedrà quando arriverà Ludovico, che anche lui è uno dei personaggi protagonisti insieme a Lucida, che gli verrà tagliata la maschera, proprio perché lei si aprirà a lui e non lo vedrà più come un oggetto. Un tema sicuramente interessante, lei ha detto anche attuale in un certo senso. Anche tra i giovani, anche tra i ragazzi e le ragazze della sua età. Soprattutto, l'eterna giovinezza, ma anche tra gli adulti comunque. E possiamo vedere che molti tra lifting, anche tramite il trucco, si vogliono sempre ringiovanire, no? E quindi non si accettano se stessi. Ok, un po' di trucco va bene, però non eccessivo, in maniera proprio che tu sia un altro. E non accettare il passaggio del tempo, il corso dell'età che avanza. Anche poi il vedere le persone tutte uguali come oggetti è un altro tema che ci parla anche un po' dell'alienazione che c'è nella nostra epoca e che viene ripreso da questo film. Allora, abbiamo anche accennato alle location, alla splendida location di questa chiesa in centro storico. È stato difficile ottenere queste location prestigiose anche per la realizzazione di questo film? Vediamo delle immagini che abbiamo realizzato quest'estate, mm-hmm. E qui, se non sbaglio, siamo in un altro bel palazzo di Lucca, che è Palazzo Tucci. Sì, ci hanno permesso di fare le riprese all'interno di questo palazzo, che è splendido. E siamo andati per ogni location, abbiamo chiesto il permesso, abbiamo presentato il progetto e a quanto pare gli è piaciuto e ci hanno permesso appunto di fare le riprese. Quindi non c'è stata grande difficoltà per ottenere, magari se ne parlava prima, erano un po' sorpresi dalla sua giovanissima età, perché dovevano affidarle un intero palazzo, esatto. Un intero edificio, e quindi erano un po' sorpresi, però lei, lo vediamo anche da queste immagini, si muove con sicurezza, come se ci fosse nata proprio nel set, nel backstage della realizzazione di un film. È stata subito a suo agio lei in questo suo ruolo? All'inizio ero molto diversa rispetto a ora, quindi, ma per tutti, sia per me che per tutto il resto della troupe, c'è stato un passaggio di formazione. All'inizio magari ero più rigida, ero molto più insicura, mentre 2 anni ovviamente sono cambiate, ora è bellissimo. Anche perché si è trovata a dirigere persone che sicuramente avevano anche adulte, superiore alla sua, e è filato sempre tutto liscio. Sì, sì. Sono stati un po' di ritardi nelle riprese perché tanti, come ho detto prima, sono di Viareggio o abitano anche più lontano di Viareggio, e alcuni anche a Stiava abitano, quindi tra i treni, orari e tutto, era più una corsa, no? Però è bello.
Poi si dice che di solito gli attori fanno un po' i preziosi, arrivano sempre in ritardo, no? Ovviamente, sì. Non so se ci sono stati casi di questo genere anche per quanto la riguarda. Sì, però sì, non facciamo nomi. Non facciamo nomi. Allora, sulle immagini del backstage ci interrompiamo di nuovo, l'ultima interruzione pubblicitaria del nostro programma, poi torniamo con le notizie a livello nazionale e sportivo in edicola questa mattina e poi per terminare la nostra conversazione con Lavinia Andrini. A tra poco. Ultima parte della nostra rassegna stampa con ospite Lavinia Andreini. Prima di tornare a parlare con lei però andiamo a dare un'occhiata ai titoli dei quotidiani stavolta a livello nazionale. In edicola questa mattina, ecco qua, questo è il Corriere della Sera. Strage, si indaga per terrorismo, una coppia di killer musulmani legati all'estremismo. In casa avevano 12 bombe e 5.000 proiettili. Si parla ovviamente dell'attentato che c'è stato a San Bernardino in California. Obama, in piedi tutte le ipotesi, il giallo di un ordigno inesploso, la figlia di 6 mesi lasciata ai parenti. Quindi sono in corso le indagini sulle motivazioni di quanto accaduto. La Repubblica sceglie di aprire con un titolo riguardante invece la politica monetaria della BCE che taglia i tassi. Faremo di più, i mercati però sono delusi. Draghi, fino a marzo 2017 arrivano altri 360 miliardi, l'euro si impena sul dollaro, risale lo spread italiano. Nella vignetta di Altan facciamo una politica estera, ma sì, bando agli scrupoli, ironizza Altan sul ruolo dell'Italia nelle crisi internazionali. Poi si parla anche sulla Repubblica, in prima pagina dell'assalto che c'è stato in California, l'ombra del terrorismo dietro il ragazzo assassino. Si sta facendo strada questa ipotesi, anche se non è ancora provata del tutto e quindi gli investigatori seguono ancora tutte le piste. Gli stessi due argomenti, politica monetaria europea e terrorismo, anche sul quotidiano nazionale. Ora Draghi salva le regioni, la BCE compra i bond degli enti locali e proroga l'acquisto dei titoli di Stato, giù i tassi sui depositi, borse deluse, all'asta le 4 banche risanate. E poi il titolo sulla strage in California, killer nel nome dell'ISIS, strage negli Stati Uniti, coppia affascinata dalla jihad, volevano colpire ancora. Questa la pista, questa l'ipotesi che viene seguita dagli investigatori. Chiudiamo con lo sport, la Gazzetta dello Sport, Higuain è il più forte del mondo, l'inchiesta della Gazzetta che si chiede se l'attaccante del Napoli in questo momento è il giocatore più forte in circolazione, Suarez e Lewandowski come lui sul podio mondiale. E chiudiamo con l'inserto sportivo del QN, la fede di Max, Allegri tranquillizza la Juve, non vado al Manchester United, ho un contratto fino al 2017. Ecco qua la fotografia, poi in alto invece l'inchiesta che ha coinvolto molti atleti della Nazionale Italiana di Atletica Leggera, il procuratore, tanti errori, ma non siamo come la Russia. Qui infatti viene chiarito che si tratta di controlli elusi dagli atleti, ma non di doping, o almeno non è ancora stato provato che il doping entri in questa storia. Allora, queste le notizie relative allo sport. Prima di chiudere andiamo a vedere il quarto spezzone che ci ha portato Lavinia Andreini riguardo al suo film. È uno spezzone davvero particolare, perché? Perché questa è proprio la scena clou di tutto il film, l'incontro col diavolo, quindi l'incontro con la morte. Andiamo subito a vederlo. Ancora molti anni di passioni e di bellezza in cambio della mia anima. Sì. Ancora molti anni di passioni e di bellezza in cambio della mia anima. Ha ha ha!
la scena dell'incontro col diavolo che non si vede. Non è tutta, no. Non siete ricorsi a effetti speciali? Sì. Sì? Sì, è per la ruga che nasce dallo schermo. Certo. E ovviamente questo è uno spezzone della scena, poi chi vuole vedere tutto vedrà il film quando e dove potrà vederlo. Allora, prima di chiudere ovviamente i telespettatori si chiedono quali sono i suoi progetti futuri. Di progetti futuri ce ne sono tanti, prima di tutto vogliamo creare un gruppo, una produzione un po' allargata, diciamo, perché abbiamo conosciuto diversi ragazzi. Lei parla al plurale perché ha già intenzione di, cioè ha la consapevolezza di aver creato una squadra con la quale continuerà il suo lavoro anche in futuro. Sì, non con tutti, con alcuni che mi hanno detto ok, vogliamo lavorare nel cinema, mettiamoci insieme, facciamo questo e quest'altro, e dicevo che abbiamo conosciuto diversi ragazzi stranieri, soprattutto Oxford, grazie al gemellaggio di Villaggio Europa, che vogliono lavorare nel cinema anche loro, e si creerà questa produzione un po' di... che sono, noi lavoriamo sia a Lucca che a Oxford, quindi questi scambi. E il tema di questa produzione ce lo può anticipare? Bisogna ancora chiarirlo. Ma riguarderà ancora Lucca o non è detto? Non è detto. Non ci rivela più di tanto. Invece nella sua vita personale lei deve terminare gli studi nella scuola che sta facendo, e poi nel suo futuro vede qualcos'altro o a livello di studio o si getterà completamente nel cinema? No, completamente nel cinema. Già deciso? Sì. Ebbene, quindi sicuramente nei prossimi anni sentiremo parlare di lei, ce lo auguriamo e glielo auguriamo. Allora, termina qui la nostra trasmissione, ringraziamo Lavinia Andreini della sua partecipazione, ricordiamo Lucida, la bella degli specchi, parteciperà ad alcuni festival prossimamente e poi probabilmente potremo vederlo nella sua interezza, vedremo come e in che modo. Grazie ancora grazie della sua partecipazione, grazie per l'attenzione e buona giornata.